Emicrania, 27 gennaio 2010. Notte di Emicrania e cassa toracica che ogni respiro si abbatteva sui polmoni, chiamando in causa muscoli intercostali già provati. Notte di gola vetrificata dall'aria fredda e secca, naso tappato, tipica notte in bianco all'Austrian Hut, 4790 metri sul livello del mare. Cecilia e Roberto non hanno dormito meglio di me, come già nelle nottate precedenti all'Old Moses e allo Shimpton Camp. Alle 4 sono uscito per svuotare la vescica e il cielo era come dicono tutti, un marasma primordiale di stelle e nebulose, la Croce del Sud, il Centauro, il Cane Maggiore, i Gemelli, la striscia della Via Lattea, gambe piene di acido lattico, vento gelido a frustare la nuca. All'alba partiamo dal rifugio, una striscia di carminio intenso e ingrossa l'orizzonte. Saliamo in silenzio con Paul e Gideon. Mi sorprende non vedere mai. Più tardi scoprirò che sta male, ha una forte emicrania. Sarò io a dargli un analgesico. Persino uno come lui, che fa la guida da 20 anni, è salito qui sopra forse 200 volte. È stato sul Kilimangiaro e sul Ruvenzori, si pronuncia così. Ho accompagnato scalatori del calibro di Simone Moro e Hans Kammerlander. Persino lui può soffrire il male di montagna. Me l'avevano detto che era così. L'ascesa dall'Austrian Hut è breve ma impegnativa, un'impervia cinquantina di minuti. Grandi sassi grigi, due o tre passaggi di vago arrampicare. Vedrai, quasi non metteremo mano sulle rocce, aveva detto Roberto un anno fa, e in effetti è andata così. Nei giorni scorsi abbiamo solo camminato, ora è diverso, dice Paul sorridendo. Rock climbing. Salendo incrociamo un tizio che scende, un bianco preceduto dalla sua guida, che sembra giovanissima. Congratulations, gli dico col fiatone. Thanks. It's been quite hard, risponde in un twang da Stati Uniti profondi. Ha un'espressione stravolta, lo sguardo puntato avanti nell'aria dell'alba. Procediamo perché ormai manca poco, ma ecco altri due che vengono da sopra. Una coppia, lui e lei. Cecilia e Roberto li incrociano prima di me. Italians are in view? Domanda l'uomo con l'accento britannico. I call you possibility now? Domanda Cecilia pensando, che abbiamo fatto per essere riconosciuto subito? I saw the hat, replica l'anglo sorridente, e indica Roberto che ride sotto i baffi. Vero, non ricordavamo il suo berretto della Juve. L'uomo scende a sopraggiungere la donna, pallida come un budino di latte di capra. Cecilia la saluta, si complimenta, ma la tipa non è in vena. Ha paura del vuoto, ha sbagliato a farsi convincere, teme di non vedere più i suoi figli. Cecilia le dice di non guardare giù, di posare lo sguardo sempre e soltanto sul punto in cui mette il piede. Lo stesso ovvio ma prezioso consiglio che mi darà Paul tra 2 ore durante la discesa. Sul ghiaione della Telekey Valley, dopo un paio di ruzzoloni, mi verrà l'attacco di panico e Paul mi dirà: Never look down, only look up at where you put your feet. Un ultimo sforzo e siamo in cima. Punta Lenana.